bellissima mattinata. Salutiamo il castello di Edimburgo, là in mezzo alle piante. Io sto camminando per andare alla stazione di Waverley, dove prenderò un autobus turistico per fare un giro un po' panoramico e poi andare a fare qualche compera in centro. Stiamo avvicinando a Grass Market, ci sono tanti pub, tante cose interessanti, ma soprattutto ci facevano le impiccagioni in questa piazza. Sto ascoltando la guida tramite gli auricolari del bus sopraelevato. E stavano dicendo che a fine 1800, sì, metà 1800, fine 1800, la media delle case di Edimburgo ospitavano all'incirca un 200 persone tra uomini, donne e bambini in una cinquantina di stanze, con la bellezza di zero lavandini e zero servizi igienici interni. Oggi è una bellissima giornata, come potete vedere, però le temperature sono più fredde, ma nemmeno eccessivamente. Diciamo che alla fine il clima di Edimburgo è molto simile al nostro, anche se uno non lo direbbe mai a prima vista. Building St Giles, the patron saint of Edinburgh, and opposite St Giles, the entrance to Mary King's Close. A network of 17th century streets. Pretty much on all. If you had a bit of money, you could employ errand boys that were known as caddies. Oggi è il 31 ottobre. Sarebbe stato bello fare il tour dei fantasmi in bus. Purtroppo non ce la faccio perché con l'aereo parto tra poco. Non sono nemmeno le due e sta già venendo buio. Deacon Brodie was a respectable. Alla fine dell'area della New Town. But it proved to be a huge success. People came from all over Britain to live here. Con alle spalle il castello di Edimburgo, con già il sole a tramonto poco dopo le due. Vi saluto, mi sto dirigendo verso l'aeroporto, sono quasi le 3, quello che state vedendo è il Murrayfield. Se non sapete che cosa sia, beh, iniziate a guardare del rugby, ragazzi. E siamo arrivati alla fine, probabilmente, ho superato i controlli di sicurezza dell'aeroporto di Edimburgo. Sono le 4:10, non mi hanno ancora detto il gate di imbarco, c'è ancora un'oretta e mezzo. Se, come spero, non capiterà nulla di particolare, grazie per aver seguito questo video di viaggio e alla prossima. Ciao e grazie Edimburgo, è stato bellissimo vederti, una città fantastica. Sei veramente vietato fumare. Ti ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un piacevole volo. Stiamo partendo. È Halloween.